Qual è la differenza tra grilli e cavallette? Spesso questi due animali vengono confusi. Bisogna considerare che ci sono tantissime specie di grilli e cavallette diversi. Tutte le specie di grilli e cavallette appartengono all'ordine degli ortotteri, che però si divide in celiferi ed ensiferi. I celiferi sono le cavallette e le locuste propriamente dette, mentre i grilli appartengono al sottordine degli ensiferi. Quindi in questo video non analizzeremo le singole specie, ma bensì la differenza tra celiferi e densiferi. Iniziamo col dire che, tranne poche eccezioni, i celiferi sono vegetariani. Hanno infatti tendenzialmente una dieta folivora, ovvero si nutrono principalmente di foglie. Ci sono solo poche eccezioni di celiferi che si possono nutrire di piccoli insetti come le zanzare, ma sono casi rari. Come questa cavalletta stecco Acrida cinerea, che principalmente si nutre di gramigna, ma occasionalmente può nutrirsi di piccoli insetti. Mentre gli ensiferi, che comprendono anche i grilli, hanno una dieta più varia. Alcuni sono esclusivamente carnivori, altri sono onnivori. Di conseguenza gli ensiferi hanno delle mandibole più adatte a rompere gli esoscheletri degli altri insetti. Ma ci sono delle caratteristiche anche più evidenti che ci aiutano a distinguere i celiferi dagli ensiferi. Ad esempio, la parola ensifero vuol dire portatore di spada. Questo perché in tutte le femmine degli ensiferi è presente un organo lungo e chiaramente visibile che esce dall'addome. Quest'organo è un ovopositore e serve a deporre le uova nel terreno. Ed essendo molto lungo e appuntito, ricorda una spada, ed ecco perché il nome è ensiferi. Chiaramente i maschi sono sprovvisti di ovopositore, e quindi se ci troviamo in presenza di un ortottero che non presenta un ovopositore, potrebbe essere un maschio di qualche specie di ensifero oppure un celifero, e quindi potrebbe essere difficile distinguerli se non conosciamo la specie. Per quanto riguarda i grilli, è abbastanza facile riconoscerli, in quanto in confronto alle cavallette sono molto più tozzi, corti, con ali non adatte al volo e di solito non saltano tanto, si limitano a correre. E in più sono notturni, a differenza delle cavallette che sono diurne. Ma se invece vogliamo distinguere un altro ortottero che non sappiamo se è un celifero o un ensifero, ecco delle caratteristiche che personalmente io uso per poterli distinguere. Gli ensiferi di solito hanno delle antenne molto più lunghe e filiformi di quelle dei celiferi. In più le zampe saltatorie di solito sono più lunghe e più magre di quelle dei celiferi. Chiaramente ci sono molte eccezioni, quindi questi non sono tratti caratteristici che valgono per tutte le specie. Quindi se tutti questi elementi non dovessero bastare per capire se si tratta di un celifero o di un ensifero, la soluzione migliore è informarsi su quella specie e cercare di capire se si tratta di un celifero o di un ensifero.